Sono contento di poter dare un brevissimo sketch o contributo su quello che è la cittadinanza attiva espressa in maniera digitale in tempi che sono assai grami, ovviamente, dal punto di vista della partecipazione fisica ai meeting, che è sempre quella che noi dovremmo e vogliamo privilegiare. A volte siamo costretti ad una partecipazione digitale e anche nei momenti cruciali in cui, ad esempio, in campo europeo ci sono delle decisioni epocali, direi, da prendere a livello europeo che non possono non coinvolgere i cittadini e non possono aspettare, ad esempio, una forma partecipativa più classica e istituzionale che è quella delle elezioni europee, che, come voi sapete, abbiamo avuto nel 2019, riavremo nel 2024, ogni 5 anni, la legislatura europea dura quanto quella nazionale italiana, ma abbiamo bisogno di sviluppare alcune forme partecipative in itinere, cioè a metà strada o durante una legislatura, soprattutto laddove le tematiche che si addensano sul futuro dell'Unione Europea sono impellenti e non possono prescindere da una certa, da un certo coinvolgimento della cittadinanza. Se questo avviene in un momento in cui la presenza fisica è normalmente resa difficoltosa o addirittura impedita da un discorso come quello della pandemia, è evidente che la partecipazione della cittadinanza attiva e nella fattispecie della cittadinanza attiva europea deve sviluppare forme diverse e inedite. La piattaforma online per la conferenza sul futuro dell'Unione è questa forma inedita di partecipazione. Voi sapete che convenzioni sul futuro dell'Unione ce n'erano già state nel 2003, era una convenzione classica, eravamo in un'epoca pre-pandemia, era una partecipazione che certo era fisica perché allora si poteva e certo non includeva solamente i governi che normalmente sono i signori dei trattati europei, ma anche i parlamenti nazionali, la Commissione europea, il Parlamento europeo, quindi i rappresentanti dei cittadini, ma non prevedevano la partecipazione diretta dei cittadini, dei rappresentanti, non dei rappresentanti dei cittadini, di panel di cittadini. Ebbene, complice gli impedimenti che vengono posti in essere dalla pandemia, abbiamo dovuto sviluppare un qualche cosa che ha preso poi il sopravvento addirittura rispetto alla normale dialettica fisica di riunioni e di convenzioni o di assemblee costituenti che parlino, ad esempio in questo caso, del futuro dell'Europa. Ed è stata sviluppata questa, per la prima volta, questa piattaforma online multilingue che non permette solamente di caricare e di dibattere sui grandi temi, naturalmente che abbiano a che fare con le competenze dell'Unione, col futuro dell'Unione Europea, perché questo è il tema, di dibattere online in tutte le lingue, di contribuire, di fare endorsement di idee di altre persone, eccetera. Ma permette anche di distillare delle idee specifiche in una sezione che non è quella eventi, ma che è quella appunto ideas, quindi idee, di distillare conclusioni, proposte ed idee specifiche che poi possano inserirsi nella filiera che porterà al momento decisionale della conferenza sul futuro dell'Unione. Ecco, quindi abbiamo qui una partecipazione digitale attiva da parte della cittadinanza che può, tra virgolette, farcela fino al momento estremo in cui poi delle decisioni sul futuro dell'Unione verranno effettivamente prese o quantomeno verranno prese nella forma di conclusioni della conferenza sul futuro dell'Unione che potranno poi dare o non dare adito addirittura a una riforma dei trattati europei. Allora, oggi le competenze dell'Unione sapete che si dividono in competenze esclusive concorrenti tra gli Stati membri e l'Unione Europea e competenze sussidiarie. Questa partecipazione attiva digitale sulla dimensione europea della cittadinanza per la prima volta riesce ad avere una qualche forma istituzionalizzata, non nel senso che si voglia bypassare quello che sono le forme legittime della partecipazione democratica, che sono essenzialmente il voto, però una partecipazione attiva in itinere che riesca a far sentire la voce dei cittadini in un momento cruciale, perché pensate qual è stato il cambio di paradigma nella costruzione dell'Unione Europea determinato dalla pandemia e dalla risposta che l'Unione ha dato alla pandemia, che è Next Generation EU, 750 miliardi più grandi del piano Marshall, per cui l'Italia, che se ne prende 192, deve rifarsi come un calzino. Non sono fondi, non è un programma comunitario come gli altri, è un programma gestito dalle autorità nazionali assieme all'Unione Europea, che presuppone una serie di riforme abilitanti che rifanno l'Italia come un calzino. Allora, una cosa di questa portata non può non interpellare
i cittadini in un momento in cui bisogna chiedersi in che direzione il paese o l'Europa vuole andare per il proprio futuro. Ecco perché questi input digitali che vengono dati attraverso degli skill digitali che sono assolutamente minimi, evidentemente per la privacy e anche per una certa sicurezza contro lo spamming o contro hate speech o contro la possibilità anche di fare disinformazione all'interno stesso della piattaforma online, c'è la necessità di registrarsi. Quindi di registrarsi e dare la propria identità per poter poi contribuire sia a livello di dibattito, dicevo, che come idee a questo esercizio di democrazia che io non lo chiamerei di democrazia diretta, perché poi non esiste la democrazia diretta, a meno che mai online, ma di contributo e di partecipazione alla definizione di quelle che sono le grandi priorità del futuro dell'Europa in un momento del genere. Quindi il digitale in questo momento è arrivato a fagiolo, perché non si sarebbe potuto fare altrimenti, ma d'altra parte non si sarebbe nemmeno potuto aspettare che la pandemia finisse tra 1 o 2 anni per porre, coinvolgere i cittadini su certi bivi, su certi grandi temi che sono quelli che stiamo vivendo oggi. Next Generation EU è uno, perché un conto è dire che c'è una valangata di miliardi senza precedenti europei, un conto è per fare cosa e per andare in quale direzione. Pensate al Green Deal, quindi al patto verde, pensate al digitale, pensate a tutto quello che è le grandi politiche europee, a partire dalla ricerca, la sicurezza, l'immigrazione, eccetera. Quindi in che direzione vogliamo andare? Lo potevano dire solo i cittadini in termini di grande dibattito. Una scelta tecnologica come la piattaforma sul futuro dell'Unione ci permette per la prima volta di avere dei dibattiti di cui si fa una sintesi concreta, ma in tutte le lingue, con degli skill digitali assolutamente minimi. Una piattaforma user-friendly è una piattaforma che ti fa capire come se tu sei e riesci a veicolare le tue idee attraverso la piattaforma digitale sulla conferenza del futuro dell'Europa oggi, queste idee verranno prese in conto da una rappresentanza di cittadini nei cosiddetti panel, che sono dei gruppi di cittadini e di istituzioni scelti proprio per discutere formalmente di alcune tematiche, e poi alla plenaria finale della conferenza sul futuro dell'Unione, che anch'essa terrà conto dei risultati dei panel che a loro volta tenevano conto di quello che c'era sulla piattaforma online della conferenza sul futuro dell'Europa. Ecco, è un esercizio senza precedenti, volevo descriverlo brevemente e soprattutto mettere in luce perché la tecnologia ci può aiutare in momenti di bivio cruciali a risolvere il tema della partecipazione attiva anche laddove non si possa aspettare di poter tornare in fisico. Grazie.